È un'emozione particolare quella che si prova a questa 25esima edizione del premio Fair Play Menarini che si tiene a Castiglion Fiorentino, indubbiamente perché usciamo da un anno e mezzo di pandemia, ma anche appunto per i messaggi che portano questi grandi campioni dello sport nel segno di una tanto sperata ripartenza. Io credo che lo sport quest'anno ci ha dato una grande dimostrazione. L'Italia è stata probabilmente nel suo anno sportivo migliore da molti anni a questa parte e credo che noi dobbiamo seguire il loro esempio. Queste sono persone che faticano, che lavorano, che hanno un'etica lavorativa fortissima per raggiungere dei risultati che sono quasi diciamo impossibili, difficili. Ecco, se tutti noi seguissimo il loro esempio, sono certo che anche nell'ambito della società civile miglioreremmo tanto. Prime a salire sul palco le campionesse olimpiche di canottaggio Valentina Rodini e Federica Cesarini. Esci da un periodo difficile e dopo veramente riesci a realizzare il tuo sogno e ti rendi conto di quanto è vero che con i tuoi sforzi ce la puoi fare. Tra i premiati il judoka aretino Matteo Marconcini, Pierluigi Collina, Patrizio Oliva e con la categoria personaggio mito Patrick Kluivert. Per me è molto importante, io credo che i valori dei sociali non solamente sono per dentro la squadra, anche in la vita è molto importante di avere le cose sociali per tutto il mondo. Tra i momenti più emozionanti la consegna del premio intitolato a Paolo Rossi, modello per i giovani, consegnato dalle mani della moglie Federica a Marco Tardelli e Hansi Müller. Per Pablito una standing ovation. Una grande emozione perché ricordare Paolo è ogni volta un'emozione forte e questa sera in maniera particolare perché essere dentro un premio prestigioso e importante come il premio Menarini e premiare due delle persone più care a Paolo, quindi Marco Tardelli e Hansi Müller, che sono veramente testimoni di fair play, vero? Insomma, è una cosa, un valore aggiunto, quindi un'emozione nell'emozione. Altro momento clou quando è salito sul palco Sinisa Mihajlovic, premiato per la categoria Sport e Salute. Oggi anche allenatore della Nazionale Infermieri, che contro la Fondazione Meoni aveva dato il via con Match for Life a questa 25esima edizione del premio.